E tra gli artisti di questa sera non poteva mancare Francesco Oliviero per portare un messaggio di pace a questo popolo ucraino, che tra l'altro a Caserta molto molto integrato. Certo, mi è stato fatto praticamente questo invito che io immediatamente ho detto di sì. Naturalmente, come tutti gli artisti casertani, cerchiamo di dare un apporto praticamente a questa, veramente, a questa Ucraina che sta soffrendo, insomma, di bene e meglio. Insomma, la guerra non porta mai assolutamente nessun risultato, né da una parte né dall'altra. Quindi noi siamo qui nella nostra umiltà per poter esprimere chiaramente quelle che sono le possibilità musicali e attraverso le quali abbiamo la possibilità di dare qualche cosa di soldini e speriamo che possano donare tutti grazie a questa operazione brillante che avete avuto tutti quanti in collaborazione. E devo dire la sincera verità, c'è stata una collaborazione veramente corale da parte delle istituzioni, da parte della musica, da parte dei giornalisti, da parte di tutti. Grazie, grazie e complimenti a tutti. Senti, non possiamo non approfittare della tua presenza anche per parlare di questa bellissima novità che ti vede protagonista con delle musiche che tu hai scritto per l'ultimo film di Pupi Avati. E mi è stata data questa grandissima occasione, tutto per una situazione per caso, fra l'altro, ed è una promessa che ha fatto lui ben 3 anni fa, quindi parliamo prima della pandemia, ci siamo incontrati e non mi aspettavo questa veramente.